Volevo dire, ecco, che questo libro che presentiamo e che chiude questa giornata raccoglie quelli che sono gli atti del Centro Studi Farinelli dalla sua fondazione, che risale al 1998. Ecco, vi abbiamo dato proprio all'ingresso una piccola scheda che ripercorre quelle che sono state le tappe di questo Centro Studi Farinelli dalla sua fondazione, come si è costituito, in particolare ispirandosi all'episodio della demolizione della villa, questa villa che fu abbattuta nel 1949, nonostante il parere contrario della soprintendenza per i beni dei monumenti dell'Emilia, che aveva vincolato l'edificio. Ci fu, diciamo, durante una notte un colpo di mano, diciamo così, di uno zuccherificio che aveva in proprietà la zona, che demolì la villa, e quindi la soprintendenza di Bologna, ispirata dallo stesso ministero, scrisse in una lettera che era necessario provvedere nel miglior modo a ricordare agli studiosi sia il cantante Farinelli sia l'edificio demolito, addivenendo per esempio alla pubblicazione di una monografia con riproduzioni fotografiche e cenni storici circa la villa e il cantante scomparso, come pure alla costruzione di un plastico da collocarsi in un museo e quante altre iniziative fossero suggerite. Ecco, questa lettera risale al 1949, l'anno della demolizione della villa, che tra l'altro avvenne nell'indifferenza generale. Si vede che dopo la guerra, diciamo, avevano altro a cui pensare gli amministratori. Difatti abbiamo controllato i giornali dell'epoca successivi ai giorni di questa demolizione, e ho letto nella cronaca di Bologna cose tipo, non so, allagato un appezzamento di terreno, oppure rubati dei polli, eccetera, eccetera. Però, diciamo, della demolizione di questa villa i giornali neanche ne parlarono, per dire quali potevano essere forse i problemi del 1949. Ecco, vi abbiamo anche consegnato all'ingresso questa scheda riguardante la possibilità di associarsi al Centro Studi Farinelli con una modestissima quota associativa, e questo potrà permettere, diciamo, agli associati a essere portati a conoscenza delle varie attività che speriamo, appunto, senz'altro dovranno succedersi negli anni futuri. Ecco, fra le iniziative più importanti realizzate dal Centro Studi Farinelli in questi anni, vorrei ricordare in particolare il restauro della tomba che sta, del Farinelli alla Certosa di Bologna, che è stata, diciamo, una vicenda piuttosto complessa. Questa tomba sembrava essere stata dispersa per una serie di vicissitudini, e poi è stata individuata dall'architetto Vincenzo Lucchese, che ne ha poi curato con grande maestria e passione il restauro. Tra l'altro, mi piace qui dirlo che questa è stata l'occasione perché si sia riaperto tutto un interesse verso questo monumento stupendo che è la Certosa di Bologna. Vedrete poi oggi che, fra virgolette, l'occasione della tomba del Farinelli, che tutto sommato è una lapide semplice, è poi un'occasione per visitare la Certosa nel suo complesso, e vale veramente la pena per quello che vi è custodito. Poi ci sono altre iniziative, tipo l'intestazione del parco cittadino nel luogo dove sorgeva questa villa demolita, che credo oggi sia possibile proprio visitare il sito, in quanto l'autobus che ci porta alla Certosa passa nei paraggi. Ecco, il Centro Studi Farinelli ha collaborato con molte delle maggiori istituzioni bolognesi, che sempre hanno ospitato generosamente ogni nostra iniziativa. Questa è testimonianza dell'interesse che c'è proprio verso la figura del Farinelli qui a Bologna. Ecco, questa pubblicazione raccoglie appunto i contributi. Io ho semplicemente coordinato, ma è chiaro che se non avessi avuto i contenuti dei maggiori studiosi a livello mondiale del Farinelli, questo libro non sarebbe potuto
certo avrebbe potuto vedere la luce, quindi occorre ringraziare tutti quelli che hanno così generosamente contribuito. E, diciamo, gli articoli qui riprodotti sono di vario genere, tutti estremamente interessanti, ma in particolare è l'aspetto dell'iconografia farinelliana che viene diciamo ripercorso nei saggi di Vitale, di Vincenzo Lucchese e Carlo Vitali. Adesso penso si soffermerà in particolare su questa vicenda di questo quadro che poi abbiamo messo nella copertina. Abbiamo poi i contributi di tutti qui presenti, tranne il professor Bianconi, che come abbiamo visto ieri non è potuto intervenire. Abbiamo gli interventi di Lorenzo Bianconi, Francesca Boris, Roberto Pagano, Thomas McGeary, Patrick Barbier, poi come ho detto Vitali e Lucchese, e poi in fondo c'è una rassegna, diciamo così, degli eventi più significativi, e quindi ha proprio una specie di documentazione. Vi ringrazio e passo la parola al grazie Luigi. Io più che del prodotto in sé, che è autopresentante, vorrei parlarvi molto brevemente, perché ormai l'ora incombe e anche l'autobus, del processo. Dicevo, si autopresenta in questi termini banalmente statistico-economici: 119 pagine, 20 euro. Questo non è solo un invito a comprarlo, perché in realtà noi vorremmo che questo fosse il primo di una lunga serie di quaderni, possibilmente anche con cadenza periodica, annuale o semestrale, una specie di newsletter cresciuta con contenuti di buon livello, e che quindi costituisse un prodotto collettivo del Centro Farinelli, che come tale non è un'istituzione accademica ma è aperta al pubblico, anzi alla comunità mondiale degli studiosi. Quindi quanto più saranno numerose e internazionali le adesioni, tanto più potremo permetterci di dare questi volumi a prezzi molto più bassi, e lo stesso si dica di registrazioni musicali, insomma di sussidi che in qualche modo siano produzioni culturali e anche di una societas. Ecco, diciamo che un primo passo in questa direzione è stato mosso proprio in occasione dello scoprimento di questo pezzo nuovo di iconografia farinelliana, il quale è stato acquistato da un umanista, direttore artistico, persona quasi rinascimentale, no? Un polymath, come dicono gli anglosassoni, il dottor Leo Schofield, che sta a Sydney e che a Sydney ha comprato una vecchia tela sporca sotto la quale il suo occhio di conoscitore ha immediatamente riconosciuto, identificato un ritratto di Farinelli. Non essendo però lui uno specialista di musica del Settecento, pur essendo buon conoscitore dell'opera in generale, si è rivolto tramite la rete internet, si è rivolto ad un sito che è gestito in maniera volontaristica da Dorothee Kugler, bibliotecaria dell'Università di Magonza, la quale per i contatti precedenti sapeva dell'esistenza ancora larvale di questo centro studi Farinelli e ci ha passato segnalazioni, immagini ad alta definizione in allegato a messaggi email. E quindi si è creata questa triangolazione Sydney-Magonza-Bologna, che poi si è estesa a Londra, alla National Portrait Gallery, e poi si è estesa negli Stati Uniti con il nostro amico Tom McGeary al sito andante.com, Matthew Westphal, un altro caro amico. Voglio dire, nel giro di 20 giorni, ecco, per riassumere e tagliare qui il discorso, nel giro di 20 giorni si è passato dalla domanda
Che ritratto è questo? Alla identificazione del personaggio, al luogo, a tutta una serie di ipotesi sul processo di trasmissione che l'avrebbe portato da Bologna attraverso la Francia, in Australia, una detection che in altri tempi avrebbe richiesto mesi, forse anni. Ricordo, insomma, io che sono uno studioso ormai un po' brizzolato, mi ricordo che negli anni Ottanta per verificare che una partitura del Faramondo di Pollarolo conservata a Vienna era in realtà un pasticcio di provenienza bolognese, dovetti prendere 12 ore di treno, andai a Vienna per accertare attraverso l'analisi delle filigrane che il manoscritto era proprio di provenienza bolognese. Quello fu la prova, diciamo, definitiva. Allora, cioè, i viaggi erano lunghi e costosi, poi noi eravamo più giovani e amavamo anche di più viaggiare, insomma. Fatto sta che 20 giorni con questi nuovi mezzi sono veramente un record. Sono rimasto sorpreso, e sono rimasto soprattutto sorpreso dalla ricaduta in termini di crescita collettiva, no, della conoscenza a livello internazionale, con questi studiosi con i quali poi siamo anche diventati amici. Alcuni di loro sono già entrati come soci del Centro Farinelli, altri credo stanno per farlo, non so la Dorotea cosa intenda fare. Comunque alcuni sono presenti qui tra noi e sono testimoni della verità di quanto affermo. Cioè, questi mezzi informatici che tanti guai ci danno, chiunque, come sa, chiunque riceve 20 tonnellate di spam al giorno e di oscenità e di porcherie nella propria mailbox, però sono anche uno strumento di una potenza addirittura terrificante per ricreare quella che una volta, non so, nel Medioevo era la communitas clericorum, su basi molto più informali e soprattutto molto più efficienti. Per cui, se qui oggi abbiamo gente che anche viene da paesi diversi, tutti concentrati su questa pietas verso i Farinelli e anche sull'interesse scientifico, diciamo, approfittiamone, cioè che questo non resti un caso isolato e che attraverso le vostre adesioni numerose noi siamo in grado di prolungare questo come un metodo di ricerca collettiva nella quale ognuno dà la sua parte e poi tutti quanti insieme fruiscono del risultato. Questo è il terzo centenario della nascita di Farinelli. Abbiamo avuto contributi piuttosto generosi da parte degli enti pubblici. Purtroppo i centenari cadono solo una volta ogni secolo, quindi per continuare abbiamo bisogno del vostro sostegno, non solo non solo finanziario, ma auspicabilmente anche di pensiero, di comunicazione, diciamo così, circolare, che in modo che tutti siano informati in tempo reale chi fa che cosa, chi sta studiando, eccetera. Io trovo che questo sia una possibilità meravigliosa che oggi ci è aperta, che solo 20 anni fa non esisteva.